Carabinieri del nucleo investigativo di Livorno, su ordine della Procura di Livorno, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due livornesi, ritenuti responsabili dei reati di usura ed estorsione. Un terzo soggetto, cittadino albanese, è stato deferito in stato di libertà per il solo reato di usura. L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia sporta da un cittadino livornese che ha dichiarato di essere vittima di usura da circa 3 anni. Più recentemente la stessa persona, per fronteggiare delle esigenze personali, ha ottenuto un prestito di 4.000 euro, pattuendo però con i suoi aguzzini la restituzione di 40.000 euro, quindi ad un tasso pari al 1.000%. Dopo aver iniziato a rimborsare parzialmente il debito che aveva contratto con i due aguzzini, la vittima ha manifestato agli stessi le difficoltà economiche a cui stava andando incontro per continuare a pagare quanto la cifra pattuita. Per questo motivo i due destinatari della misura custodiale hanno iniziato a minacciare pesantemente la stessa vittima, ma soprattutto anche in un episodio a metà agosto a usare violenza nei suoi confronti. Questa vicenda è l'occasione per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di denunciare ai carabinieri gli episodi di usura, come in questo caso, ma anche di estorsione, cui potrebbero essere soggetti.